Due sconfitte nel giro di 48 ore nei primi due impegni del campionato Ebel per i detentori del titolo del Bolzano, che dopo la battuta d'arresto di venerdì a Salisburgo sono stati nuovamente sconfitti ieri sera al Palaonda dal Villach. Partita iniziata con i padroni di casa che spingono sull'acceleratore e mettono pressione agli ospiti del Villach, squadra molto cinica che dopo aver subito l'avversario lo punisce alla prima occasione con Lammers che al 12:56 della prima frazione porta in vantaggio i suoi sfruttando un rocambolesco rimbalzo del disco sul portiere biancorosso Hübel. E anche le immagini non chiariscono del tutto la dinamica tortuosa della marcatura. Il Bolzano reagisce ma il copione del match non cambia con Egger e soci a far vedere bel gioco e il Villach che è bravo a sfruttare al meglio ogni singola chance. Il secondo tempo fila via sulla medesima traccia della prima frazione e come è accaduto nel primo drittel gli austriaci vanno in rete concretizzando una delle poche azioni da gol. La rete è di McBride, bravo nel più classico dei tap-in su botta da lontano di Jarrett. Chiaro che si tratta di un mezzo colpo da KO per il Bolzano che sotto 2-0 patisce anche un calo fisico dovuto al fatto che la preparazione pre-campionato è iniziata in netto ritardo. Si deve dire che siamo in ritardo generale di preparazione, ci vorrà ancora un mesetto finché si vede il vero Bolzano. Nel terzo tempo il Bolzano le prova tutte per superare il goalie avversario Lamoureux che però alza in più occasioni una saracinesca invalicabile e dopo poco meno di 5 minuti arriva la terza rete degli ospiti con Nageler lasciato dimenticato colpevolmente dalla retroguardia biancorossa. 3-0 e tutti a casa perché il resto della partita è garbage time o quasi e fa almeno in parte o forse prematuramente dubitare e riflettere sugli obiettivi che si devono porre i biancorossi in questa stagione. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff, vuol dire entrare nei primi 8 e poi se si raggiunge i primi 8 si vedrà nel proseguo. Ora si tratta di recuperare gli infortunati e vedere se la rosa a disposizione del coach biancorosso Mario Simeoni è all'altezza della situazione. In ogni caso, per il momento, il mercato è chiuso. La squadra è al completo, abbiamo due infortuni, Schofield e Phil De Simone, che sono fuori e saranno fuori ancora 2-3 settimane. Quando loro rientrano siamo al completo. Però io vedo che, siccome che sono tanti nuovi, servono anche allenatore un po' di tempo per amalgamare un po' la squadra, perciò dobbiamo avere un po' di pazienza.